Amici telespettatori, un polifemo naturalmente natalizio, un polifemo che saluta il Natale e si avvicina al 2018 cercando di riscoprire le tradizioni popolari della provincia ionica, quelle tradizioni che fanno parte ormai della nostra storia, e la provincia di Taranto offre davvero tanto. Stiamo infatti cercando di riscoprire, di portare alla luce, di divulgare questi eventi che davvero rappresentano un'operazione di marketing. È giusto che i comuni istituzionalmente facciano la loro parte e noi mediaticamente cerchiamo di dare il necessario supporto, tanto più che i nostri programmi vanno anche su Sky, quindi in Italia e in Europa sono facilmente appunto visibili. Siamo, dicevo, in quel di Maruggio, un polifemo che vuol vivere il 24 di dicembre, tutta una serie di eventi. Non li conoscevo, devo dire, sono rimasto assai favorevolmente sorpreso. E ho qui al mio fianco Tiziana De Stratis, che è il consigliere comunale di Maruggio, che è delegato appunto agli eventi. E allora, eventi, mi dica la sua dicitura precisa dell'incarico. Eventi e promozione turistica, sì. E quindi siamo in perfetto tema di marketing. Qui ci troviamo nello splendido chiostro adiacente alla chiesa e, assessore, ci illustri un po' la giornata di oggi, quelli che saranno gli avvenimenti che avranno il loro culmine con l'inaugurazione del presepe vivente. Sì, buonasera. Allora, intanto il Natale a Maruggio è un Natale, diciamo, sempre concentrato da un punto di vista emotivo il 24 dicembre, perché per noi la tradizione prevede che si esca la sera del 24, anche perché noi non facciamo il cenone come invece in molti paesi. A Taranto, per esempio, c'è. Esatto, quindi non avendo il cenone natalizio, noi la sera di Natale usciamo prima di trascorrere poi qualche ora in famiglia, per cui è sempre stato così. Diciamo che il pranzo è rinviato all'indomani. Il pranzo a Natale, al giorno di Natale. Esatto, il pranzo è il pezzo forte culinario poi. Mentre la sera del 24 noi abbiamo riproposto, soprattutto negli ultimi anni, alcune antichissime tradizioni che erano andate un po' perse, perché poi i tempi sono cambiati, quindi diciamo la gente si è interessata ad altro per molti anni, però noi abbiamo una tradizione che è solo nostra, che è quella dei falò della notte di Natale. Addirittura fino a 30 anni fa, anche poco meno, anche 20 anni fa, si accendevano dei falò agli angoli delle strade, se non di tutte le strade, quantomeno negli incroci principali dove i vicini di casa portavano la legna. Ecco, prego, completi. I due falò principali invece sono sempre stati quello davanti alla chiesa, alla nostra chiesa madre, e quella davanti alla chiesa del convento, perché una linea immaginaria divide Maruggio in due, per cui noi abbiamo il rione chiesa e il rione convento, e le gare dei rioni, che sono quelle che noi riproponiamo adesso, sarà la prima parte della nostra puntata, del nostro speciale, proprio questi scontri, tra virgolette, queste gare tra chiesa e convento. Esatto. Le gare dei rioni prevedevano innanzitutto il tiro alla fune e la corsa con i sacchi, che sono i giochi più tradizionali, però insomma negli anni sono stati aggiunti anche il torneo di calcio, di pallavolo. Quest'anno il 26 avremo anche la Stramaruggio, per cui anche per gli adulti oltre che per i bambini ci saranno delle cose da fare, tutto ciò sempre insieme alle associazioni locali che organizzano il tutto. Poi avremo la mostra di l'inaugurazione della mostra dei presepi e il presepe vivente. Esatto, però nella gara dei rioni la cosa più importante è il fuoco, perché la durata del falò della chiesa o del convento determina la vittoria e la sconfitta di uno dei due rioni. I fuochi possono durare anche diversi giorni ovviamente, ma il carico iniziale di legna deve essere quello e non deve più essere rimpinguato. Par condicio si parte da lì e poi si vede.
Esatto, la gara è questa, e questa è una gara molto sentita dai marugesi. Poi questa sera, infatti, alle 17:30 avremo, dopo i giochi dei rioni e dopo una festa per i bambini in piazza, ci sarà l'accensione dei fuochi della chiesa e del convento con il parroco e il sindaco, che poi ci accompagneranno all'apertura del presepe vivente. Massimo Quaranta, presidente della Proluco di Maruggio. Riscopriamo le tradizioni di Maruggio e abbiamo visto i giochi tra i rioni, questa antica rivalità simpatica ovviamente tra chiesa e convento. Abbiamo visto i giochi e in modo particolare i bambini impegnati nella corsa coi sacchi e quant'altro. Diciamo che adesso possiamo dire simpaticamente, in passato non era la parola giusta, perché praticamente c'era una sorta di guerra tra i due rioni. Già quando ero piccolino io ho assistito a dei tafferugli, insomma, delle scazzottate tra i più grandi per queste gare. Come i Guelfi e i Ghibellini nella Firenze di Dante. Adesso diciamo l'educazione e i genitori insomma la impongono in un determinato modo. All'epoca si usavano le mani. Una rivalità accesissima. E per i pari merito si arrivava alle mani tranquillamente. Quindi diciamo che stiamo rievocando sì l'aspetto storico della tradizione, ma non quello. Però già è tanto che abbiamo evitato questi tafferugli. Sì. Comunque, che dire, è un piccolo tassello quello nostro di oggi, insieme a tutti gli altri eventi che questa sera Maruggio avrà. Io un plauso lo devo comunque fare all'amministrazione comunale per un semplice fatto, perché ci stiamo incamminando verso una tipologia di eventi e verso un'organizzazione di eventi di qualità. Con questo intendo dire che non ci sediamo più su un tavolo diverso tra associazioni e amministrazione, ci sediamo sullo stesso tavolo e amichevolmente riusciamo a organizzare veramente dei fantastici eventi. L'azione sinergica tra associazionismo ed enti civici, ed enti locali è fondamentale. Sarà l'età, perché siamo comunque tutti della stessa, siamo coetanei, quindi siamo amici, la sera ci incontriamo, parliamo, prendiamo il caffè insieme, quindi diciamo che non è più un'organizzazione di vertice con le associazioni che stavano, è proprio partecipata, sì, siamo condivisa insieme a ogni fine evento, e lo faremo anche per questi, diciamo per il 24, anche per le altre attività che faremo durante gli eventi natalizi. Facciamo sempre una riunione semplice, ci sediamo pro e contro di ogni cosa, un bilancio molto tranquillo, e ogni anno riusciamo a migliorare quello che gli anni passati non era ben fatto. Quindi, che devo dire, sono contentissimo, felicissimo. A quelli che verranno dopo di me, dopo comunque tutti i presidenti dell'attuale associazione, credo che insomma questo sia il terreno più fertile possibile per poter dare a Maruggio quel lustro di cui ha bisogno, ecco. Quindi grazie a tutti e buon Natale. Giovanna Solazzo, presidente del gruppo Fratres Maruggio. Le tante iniziative che coinvolgono i bambini. Partiamo qui dalla sede dell'associazione Fratres, dove è allocata, dove è ubicata la casa di Babbo Natale. Questo è il terzo anno appunto che il gruppo Fratres Donatori di Sangue di Maruggio allestisce la casa di Babbo Natale, allestisce una camera da letto e la sala del trono. Questo ovviamente perché noi siamo un gruppo che ci occupiamo di donare sangue, chiediamo sangue per poter insomma aiutare chi ne ha bisogno per i vari malattie, incidenti e quant'altro, però le iniziative a livello ludiche le portiamo avanti per avvicinare, per sensibilizzare, per avvicinare più gente all'associazione. Mettere il nome Fratres sul territorio per noi ovviamente significa, dovrebbe equivalere chiaramente, aumentare anche le sacche di sangue nella banca del trasfusionale. Quest'anno appunto abbiamo voluto omaggiare la comunità di tre giornate, due serate e una mattina, cioè domani mattina. Ieri sera infatti eravamo già in Largo Umberto con il gruppo che lo cura di Brindisi,
che hanno messo in scena in Largo Umberto alcuni spettacoli, tra cui Olaf alla scoperta del Natale per i bimbi, e c'erano i PJ Mask per la gioia dei bimbi, Babbo Natale e tante sorprese, tanti balli e quant'altro. Questa sera invece avremo lo spettacolo di Cappellaio Matto e Alice quindi nel Paese delle Meraviglie, poi ci sarà il Mimo, il divertente Mimo, e ci sarà lo spettacolo dei giochi laser, Babbo Natale e gli Elfi che faranno divertire i bimbi, e poi niente, tanta festa e spero, insomma, tanta serenità. Domani mattina concludiamo, perché non potevamo il giorno di Natale non potevamo lasciare i nostri bimbi soli così, e quindi alle 10:30 arriverà la slitta itinerante con Babbo Natale, che porterà un po' di felicità e qualche dono ai bimbi che magari ancora non hanno ricevuto, che magari non possono ricevere. Un Babbo Natale tu? Sì! E vieni qua da Babbo Natale. Sì. Ecco! Mi dà un bacino? Don Antonello Prisciano, parroco della Chiesa Madre di Maruggio, stiamo vivendo questa antica, rivivendo questa antica tradizione dei fuochi, quella che era storicamente la rivalità tra Chiesa e Convento, ora ovviamente in versione completamente diversa, come riscoperta delle tradizioni. Certo. Sì, Maruggio vive la vigilia di Natale in modo davvero singolare. Il 24 pomeriggio, al suono delle pastorali natalizie dell'associazione Picchierri, rivive in modo singolare questa attesa, perché almeno nel circondario, solo a Maruggio, viviamo questa bella tradizione, appunto, dell'accensione dei fuochi, detti in dialetto di Cristo Piccinno, fuochi che servivano, ecco, nell'immaginario a scaldare il bambino Gesù che, ecco, stava per nascere. Da lì poi nasce la tradizione, questa gara tra il rione convento e il rione chiesa madre, appunto per il fuoco più maestoso, per il fuoco che durava, più duraturo, no? Più duraturo, certo, il fuoco che durava di più. Chiaramente oggi le cose sono cambiate, oggi è un rivivere una tradizione, e quindi, ecco, si accendono in modo, ecco, solenne, diciamo così. C'è questo momento che tutta la cittadinanza aspetta, di accensione dei fuochi, prima quello del rione convento e poi successivamente quello del rione chiesa madre. Poi da quando, ecco, abbiamo iniziato anche l'esperienza del presepe vivente, quindi si accende una fiaccola ai due fuochi, e con questa fiaccola la si porta a piedi. In questo caso stasera io e il signor sindaco porteremo a piedi le fiaccole per l'accensione ufficiale, per l'inizio ufficiale del presepe vivente. Quindi davvero un momento, ecco, veramente singolare, mentre in altre comunità nel pomeriggio del 24 sono gli ultimi momenti dei preparativi, Maruggio si ferma e diventa il centro storico, si anima di famiglie, si anima delle famiglie che stanno davanti ai fuochi e si scambiano anche gli auguri, eccetera, e poi, ecco, si torna a casa magari per prepararsi poi per la messa di mezzanotte o per cenare, comunque sia. Giambattista Fontana, capogruppo Scout Maruggio Primo, nei vostri locali è allocato questo presepe davvero bello, molto ampio, e ci è voluto tanto impegno e anche tempo per realizzarlo. Questo sì, e noi normalmente iniziamo circa un 15-20 giorni prima della vigilia. Lavoriamo con una certa assiduità, e questo è importante. Qui coinvolgiamo i ragazzi, perché questo soprattutto è un presepe che interessa maggiormente i ragazzi del reparto, ecco, definiamolo. Noi capi interveniamo marginalmente. Un po' le chiocce, diciamo così. Ecco, infatti su questo. Quindi cerchiamo di realizzare i presepi con materiale povero, cioè quello che noi abbiamo a disposizione. In effetti, se voi vedete, sono residui di cassette, cartapesta,
eccetera, dico, non è che siano, ci siano materiali di particolare... nello spirito della natività, d'altronde, perché sì. Gesù è nato in una grotta, non è nato nello sfarzo, questo è il messaggio del Natale. Infatti è proprio questo che, proprio in virtù di questo, noi cerchiamo di stare in quella lunghezza d'onda per fare il presepe, insomma. Visitando il presepe abbiamo anche visto varie attività degli scout, anche delle piccole iniziative, con piccole grandi iniziative, con raccolta di fondi per sostenere queste attività. Sì, queste sono delle attività che vanno direttamente proprio a finanziare il gruppo GESCI. Noi non godiamo di finanziamenti esterni, il gruppo stesso si vive proprio su queste attività, cioè la vendita del calendario, le vendite, ecco, nel caso specifico del caldarrosto o dei lumini che, ecco, con la luce praticamente di Betlemme. Sono delle offerte che danno, che contribuiscono praticamente all'attività in genere, questo è. Anna Rita Chiego, responsabile ACR, Associazione Cattolica Ragazzi, un bellissimo presepe e delle immagini con delle riproduzioni di pellicole che lanciano dei messaggi, messaggi di uguaglianza, messaggi di solidarietà, di non dimenticare i più deboli e di ricordarsi dei più deboli non solo a Natale ma per tutto l'anno. Esatto, è proprio questo il senso del nostro presepe. Noi come ACR ogni anno facciamo un presepe diverso che vuol colpire la sensibilità della gente, proprio per ricordare appunto che il Natale non può essere soltanto per noi e non è assolutamente una volta l'anno. Quest'anno speriamo che il nostro presepe venga, diciamo, capito appieno, perché molte volte cioè, l'occhio non vede quello che in realtà c'è intorno a noi. Abbiamo mostrato foto di bambini che possono sembrare lontani dalla nostra realtà, non è così, perché anche nella nostra Marugio ci sono realtà come quelle che abbiamo voluto mostrare. Dio c'è, è ovunque, e molte volte non c'è l'uomo per l'uomo, e noi abbiamo voluto anche sottolineare questo con le nostre immagini: l'emarginazione, la solitudine, la povertà, lo sfruttamento. E poi il nostro Gesù, che comunque nasce sempre e comunque per tutti noi, perché quello è l'unico che non ci lascia mai soli. È il momento clou di questa vigilia di Natale, l'inaugurazione del presepe vivente. Sindaco Longo, un momento di alta religiosità ma anche un momento di promozione del territorio. Sono queste le tradizioni, le radici di Marugio. Sì, come avete potuto vedere pochi minuti fa, la tradizione centenaria inizia con l'accensione dei due falò, dei due fuochi davanti ai monumenti principali del nostro comune, quindi la chiesa e il convento. In realtà c'è una sfida tra due rioni, quello appunto della chiesa e del convento, che si è fatta per anni. Quest'anno abbiamo deciso di farla un po' più in piccolo, appunto per dare più visibilità al presepe. Quindi se i fuochi nascevano, i cosiddetti fuochi di Cristo piccino, quindi di Gesù bambino, nascevano per riscaldare il bambinello che sarebbe poi nato nella notte di Natale, da lì siamo passati a un'altra meravigliosa tradizione di Marugio, che è quella del presepe vivente, che negli ultimi anni è stata fatta nel centro storico, quindi in concomitanza all'accensione dei fuochi poi si passava nel centro storico a vedere il presepe. Quest'anno, grazie allo sforzo di tantissimi cittadini, in particolare dell'associazione ASPI e di tutta la parrocchia, con il nostro parroco in testa, siamo riusciti a riportare il presepe alle tagliate cosiddette, alle cave di Marugio. E questo non succedeva
da 15 anni. È uno spettacolo meraviglioso che invito tutti a vedere, perché c'è stato tantissimo lavoro dietro e il risultato è evidente sotto gli occhi di tutti, è meraviglioso. Ed è molto apprezzabile l'azione sinergica tra istituzioni, quindi tra ente civico e associazionismo e cittadinanza. Assolutamente, noi siamo un piccolissimo paese, abbiamo 5.500 abitanti, seppur d'estate grazie alla nostra marina arriviamo a circa 30-35 mila abitanti, perché Campomarino, come si sa, è una rinomata località balneare. La forza, la fortuna anche di Maruggio e anche un po' la bravura dell'amministrazione è quello di coinvolgere, far partecipare, far sentire partecipi soprattutto le associazioni, i cittadini, tutti coloro che fanno volontariato, associazionismo in ogni evento che organizziamo, e fortunatamente la risposta è tanta e questo è l'esempio lampante. Beh, sono loro i protagonisti del Natale, Gesù, Maria e il piccolo Gesù bambino che nascerà. Poi abbiamo anche un bel asinello alle spalle, il bue e l'asinello è la tradizione. Tu in persona rappresenti San Giuseppe, il tuo stato d'animo? Beh, è un'emozione, insomma, per sostenere il paese più che altro, questa manifestazione che comunque il Natale è così sentita nel paese, ed essendo affezionato molto al mio paese, credo sia giusto rendersi partecipi per questa meraviglia, insomma. È la tua prima esperienza? Sì, sì, è la mia prima esperienza. E ora siamo con Maria, la mamma di Gesù. Le tue sensazioni? Quest'anno, essendo di nuovo in questa nuova veste, cioè, voglio dire, l'esperienza è bellissima, le emozioni sono comunque forti, e comunque anche noi legati alle tradizioni, diciamo, del paese, è bello anche comunque renderci partecipi in qualche modo anche alle tradizioni e continuare, spero a lungo, queste cose, comunque queste tradizioni, appunto. Professoressa De Stratis, lo abbiamo detto anche al sindaco, è questo il momento più emozionante, più toccante, una forte emozione la sua sicuramente, da rappresentante delle istituzioni ma anche da persona, da essere cristiano. Sì, sicuramente, insomma, io avevo detto che sarebbe stato un presepe molto suggestivo, perché è emozionante, insomma, io lo vivo da marugese, quindi ancora di più. Veramente dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, perché di lavoro ce n'è stato tantissimo, e questo è un presepe che volevamo riproporre da diversi anni, e finalmente ce l'abbiamo fatta grazie soprattutto alla caparbietà del parroco e di tutto il gruppo parrocchiale, quindi veramente complimenti a loro. Poi, insomma, voi avete visto un po' questa sera tutte le nostre tradizioni, che sono molto particolari, molto diverse da quelle degli altri paesi, quindi davvero l'invito è... Maruggio è unica. Sì, Maruggio è sicuramente unica. Nel suo piccolo, Maruggio ha tante peculiarità che vanno scoperte, va vissuto, quindi... Questo anche per destagionalizzare, perché si parla di Maruggio, ed è giustissimo, per la stagione estiva, per il turismo, ma anche in altri momenti, periodi dell'anno, vedi il Natale. Beh, la ricchezza culturale è evidente. Sì, sicuramente. Il Natale è uno dei momenti più particolari. Diciamo che in realtà in tutti i periodi dell'anno ci sono cose, tradizioni molto singolari, ecco, uniche. E tra l'altro c'è tanto da scoprire al di là degli eventi e delle tradizioni. Noi quest'anno abbiamo realizzato il calendario 2018, che ogni anno realizziamo per omaggiare tutti i nostri concittadini, ed è incentrato proprio sui cammini di Maruggio, perché i percorsi sono tantissimi e gli itinerari, ci sono anche tanti itinerari religiosi interessanti, e per esempio le nostre cappelle, per cui si possono fare dei percorsi rurali in bicicletta o a piedi per visitare le cappelle, e questa volta si può visitare anche il presepe. Infatti noi qui siamo a ridosso di una delle nostre cappelle, cioè più su, noi ci troviamo in una ex cava, quelle che noi chiamiamo le tagliate, e poco più su c'è la cappella dello Spirito Santo, che si trova proprio
fra Marugio e Campomarino, quindi i percorsi sono tantissimi e siete tutti invitati a venire a Marugio perché merita. Eventi natalizi a Marugio, ma anche una mostra permanente. Abbiamo due artisti, presentatevi. Io sono Antonio De Angelis e mi firmo Dea. Io sono Pietro Palumieri, Palù. Parliamo delle caratteristiche dei vostri elaborati, dei vostri quadri. Certo, le mie differisce dalle loro perché sono molto moderne, street art e pop art. Alterno le tecniche, diciamo, quelle più nuove che ci stanno adesso. Lui invece? Ma io... Il classico. Essenzialmente espressionista, con scultura e pittura, grafica, sanguigne, chine, punta secca, acque forti, insomma cerco di essere un po' poliedrico nelle mie espressioni artistiche. Nel momento in cui abbiamo raggiunto i due amici artisti era assente Fabio Giorgino, si era allontanato, ma è giusto dare rilievo e merito alle sue opere, come vedete uno stile che vuole rappresentare la natura. Beh, stiamo cercando di vedere come si vive la vigilia di Natale a Marugio e così muovendoci, spostandoci da un punto all'altro abbiamo trovato la bottega del maestro presepista per eccellenza di Marugio, mi riferisco a Franco Vaccarella, una serie di opere molto precise, lui è attentissimo ai dettagli. Vaccarella, da quanti anni ha questa passione? Beh, di più 20 anni, di più 22, 23. Penso che lavorerà tutto l'anno per realizzare. Tutto l'anno lavorava, tutto l'anno, tutti i giorni, poi comincia dopo la Befana, comincia a lavorare. Una grande passione? Sì, è grande. L'ha ereditata, ha avuto un maestro o era un qualcosa proprio che aveva dentro di sé? No, io soltanto, nessuno ha aiutato, solo io. Quando ero un ragazzo, piano piano, a mano, allora... Siamo all'interno della chiesa Santa Maria delle Grazie, una chiesa davvero splendida che ospita dei presepi che sono opera frutto di volontari che hanno voluto omaggiare i visitatori con la realizzazione appunto del loro elaborato artistico. Ho qui al mio fianco Aldo Summa, che è appunto il presidente dell'associazione Play Your Place. Parliamo di questi presepi, di questa partecipazione popolare in cui si fondono questi due elementi, la religiosità ma anche una notevole, una apprezzabile perizia tecnica. Sì, siamo giunti ormai alla sesta edizione di questa mostra dei presepi amatoriali. Sono dei presepi che insomma sono amatoriali ma sono molto artistici, sono molto elaborati e io devo ringraziare i partecipanti che ogni anno ci danno la possibilità di continuare una tradizione sia di fede ma anche e soprattutto di saper fare. In questi tempi noi abbiamo questa difficoltà proprio a mettere le mani in pasta, a cercare di costruirci delle cose da noi. È molto semplice andare in un negozio e comprare un presepe già preconfezionato. Molti degli artisti marugesi e non hanno ancora questa capacità di costruirsi dal niente con materiali di risulta, anche degli splendidi esempi artistici che possiamo ammirare in queste cappelle. Al suo fianco un piccolo artista. Certo, il successo di questa iniziativa è proprio questo bambino di 10 anni, Giuseppe Fusco, che appunto ha preso il testimone di questa tradizione, quindi è il nostro più giovane espositore quest'anno e noi siamo contenti proprio di aver trasferito a queste nuove generazioni questa passione. Ed eccoci ora con il nostro piccolo grande artista, l'autore di questo presepe che è molto significativo e che ha un valore profondo, riguarda l'attualità, riguarda la questione immigrazione, i barconi. Vedete, qui abbiamo un barcone che ha al suo interno la Natività, San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino e la bella scritta «Ero straniero e non mi avete accolto» dal Vangelo. Allora Giuseppe, dici tu cosa hai voluto rappresentare? Ho voluto rappresentare tutti gli sbarchi che sono venuti in Italia e tutti gli immigrati che ci sono in Italia. Ecco, quanto tempo ci hai messo? Ci ho messo 2 settimane circa. Che materiale hai usato? Ho
Ho usato il Polyplast per fare il sotto della nave, poi il mare l'ho fatto col sale colorato, ho messo la base fatta di polistirolo. I personaggi sono colorati? Diceva? I personaggi sono di colore, Gesù Bambino. Ah, ecco, non mi era sfuggito, è significativo vedere come proprio le... Sì, sì, ha un significato, davvero una creatività. Quanti anni hai? 10. Vedete, un artista, non c'è che dire. Buon Natale. Bene, una parte di Polifemo dedicata a Maruggio, ai suoi eventi del Natale, in primis il presepe vivente, ma anche le realizzazioni di altri presepi, secondo appunto realizzati con la sensibilità, con l'amore, con la perizia tecnica di artisti che davvero hanno saputo esprimere la loro profondità interiore. Ci fermiamo qui, l'appuntamento con Polifemo per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del digitale terrestre, Viva la Puglia Channel, e canale 879 Sky, Viva l'Italia Channel. Che dire, ci avviamo, sta per completarsi il 2017, già dalla prossima puntata saremo nel 2018, l'augurio che il nuovo anno dia a ciascuno di voi e a ciascuno di noi quelle soddisfazioni che tanto culliamo, che tanto coltiviamo. È stato un 2017 difficile per tanti aspetti, a livello locale, a livello nazionale. È stato un anno difficile sul piano personale anche per me. L'augurio che il prossimo anno possa essere migliore di questo. Ce la metteremo tutta, almeno noi come media, per far sì che possa sempre trionfare una informazione libera, una informazione senza padroni e un'informazione al servizio del cittadino per promuovere il nostro territorio. Buonasera.